Ed eccoci qua, siamo finalmente pronti per iniziare le premiazioni. Sì, che momento magico. Oh yes, e allora velocemente prima delle premiazioni e dopo fare qualche piccolo ringraziamento e farei salire sul palco tutto quanto lo staff di Epicos. Venite, 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 venite. Sono in due e hanno macinato come 30 persone. Fateglielo, fateglielo forte l'applauso, adesso le andiamo a conoscere, ma prima di presentarvi lo staff di Epicos di questo pomeriggio vi devo chiedere un grandissimo applauso per lo staff tecnico che realizza tutto questo, perché noi saliamo sul palco, prendiamo il microfono e iniziamo a dire stupidaggini, e vi assicuro che montare tutto l'impianto e soprattutto gestirlo in due giorni in una situazione che non è ottimale, questo padiglione con altri impianti audio, tanta gente, è veramente veramente un lavoro tosto. Quindi io vi chiedo un grandissimo applauso per i ragazzi di Maya Service, grazie mille. Grazie mille di averci supportato e soprattutto di aver sistemato tutte quante le problematiche che purtroppo possono capitare. E ancora, ancora vi chiedo un altro grande applauso per i nuovi amici di AIFA, lo spazio fotografico gestito da Marco. Grazie, grazie mille di essere stati qui con noi ad aver fotografato tutti quanti i cosplayer gratuitamente che giravano per la fiera. E non solo, non solo, non solo, oltre le foto parliamo dei video. Lui ha ripreso tutto quello che succedeva sul palco quest'oggi e soprattutto la giornata di ieri con 1000 telecamere, 1000 inquadrature diverse in diretta live. E non solo, se voi volete andare a recuperare la vostra scena potete scrivergli direttamente in pagina, lui ve la ritrova, la taglia, ve la prepara e ve la invia, e vi potete appunto accordare con lui per qualunque cosa riguarda i video. Allora fatemi forte l'applauso per Your Cosplay, Mr. Fabio e tutto quanto il suo staff, grazie di essere stati qui con noi a Como Fan. E poi andiamo invece su quello che è il lato organizzazione della gara. Lei pensate che era ospite ieri in cosplay, oggi si è messa la maglietta di Epicos e ha aiutato tutti quanti i cosplayer a iscriversi, a salire sul palco con le scenografie, con l'oggettistica, quindi una grandissima passione legata a una grandissima professionalità. Io ti ringrazio di cuore per il lavoro svolto non solo oggi ma in tante altre manifestazioni, fatemi forte l'applauso per Efreya Elisa. E tra l'altro io vi invito a seguirla su Instagram, sul suo profilo Efreya Cosplay, che a lei fa sicuramente molto 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 piacere. E poi ancora la gestione delle tracce audio è uno dei compiti più difficili, far partire tutte le tracce al momento giusto. Chi non ha la traccia audio lui gliela va a scaricare, gliela prepara, gliela sistema e fa in modo che parta al momento giusto e nessuno mai rimane in silenzio al vuoto. E avete visto anche la sua simpatia nel giocare, nello scherzare durante tutta quanta la gara. Fatemi sentire forte l'applauso per il nostro sound engineer Mastro Zoom. E ancora lei è in giro che fa storie, ma non fa storie perché si lamenta, perché fa storie di lavoro su Instagram, su TikTok, tutta la parte social, la parte di comunicazione di Epicos, riesce a mantenere il contatto con 1000 profili e aggiornare tutto quanto il mondo su tutte quelle che sono le nostre iniziative, gli ospiti, i giurati, l'organizzazione delle gare e soprattutto il lavoro più difficile, che è quello di sopportarmi tutti i giorni in ufficio al di fuori delle fiere. Ormai da qualche tempo è il mio braccio destro a tutti quanti gli effetti e io vi chiedo un grandissimo, grandissimo applauso, perché senza di lei non riuscirei a portare avanti tante manifestazioni. Sara Schiavoni! Ebbene. Ci siamo. E tu chi sei? Io? Ma una per strada. Salita qua a caso. Vieni qua, vieni sì, qua, vieni qua. Qua. Io spesso mi permetto di prenderla in giro, di giocare con lei, di scherzare sulle serie che non conosce, così come tante serie non conosco anche io, ma il bello è proprio quello, perché se noi ci divertiamo riusciamo magari a trasmettere un sorriso e un divertimento in più a tutto quanto il pubblico. E se io mi diverto è perché sono sereno e sono tranquillo, e non è una cosa semplice quando sono su un palco in cui mi sento una grandissima responsabilità. Come vi dicevo ieri, lei nasce come cosplayer, si esibiva sul palco, pensate che ci siamo conosciuti
conosciuti litigando via email perché lei voleva gareggiare una gara e voleva avere più minuti di quelli previsti dal regolamento. E nonostante avessimo litigato via email, quando ci siamo conosciuti ho fatto: oh, però sai che è un bel carattere, perché non viene a lavorare con noi? E adesso mi accompagna sul palco in quasi tutte le fiere. E come vi dicevo, se io mi diverto è perché vuol dire che lei è brava e io sono sereno. E avete visto come ha fatto divertire anche voi. Fatemi sentire fortissimo l'applauso. Monny Knight! A me mancano sempre parole dopo la tua presentazione, perché appunto lui è un maestro nel presentare. Lui non è solo un presentatore, è tanto altro, ma soprattutto è colui che ha creato questa grandissima realtà che si chiama Epicos, una realtà che ci accomuna tutti, ha creato una grandissima community, una bellissima community, ha creato una grandissima famiglia, porta le gare ma porta anche tanta gioia e tanto divertimento a tutti noi piccoli e grandi cosplayer. Quindi vi chiedo un grandissimo e un fortissimo applauso per lui. Signori, Luca Panzieri! Grazie, grazie. E adesso sulle note di questa canzone carica e aggressiva, per le premiazioni non possiamo che invitare sul palco la nostra giuria. Oh yes! Matteo Poderista, Mancao e Artas. Venite qua ragazzi, fatemi vedere. Le ali finalmente. Oh, belle le ali, mi piace. E si accendono anche, mi sa, vero? Si sono scaricate, no? Finita. Bene. E allora, siamo pronti? Sì, io sono Iniziamo? Prontissima. Allora, io direi di partire con il premio Cosplay Kids. Il più giovane. Sì. Ricordiamo che è un premio dedicato ai cosplayer sotto i 12 anni. Scusatemi, sotto i 13 anni, al momento che vengono compiuti i 13 anni, si passa nella categoria adulti. Sì. E ad aggiudicarsi il premio come miglior cosplay kids. Bravi. Fatemi forte l'applauso. Per il numero 13, Luca con Ichigo da Bleach. Premia Poderista. Chiaramente il trofeo è un premio ricordo. Rimani con noi Luca, rimani qui sul palco. Sì è un piccolo trofeo, un piccolo ricordo di questa gara, perché tra le tante cose Sara ed Efreia hanno fotografato durante la gara tutti quanti i cosplayer e abbiamo messo un po' per preparare i premi, perché abbiamo dovuto stampare le foto in tempo reale in modo tale che ognuno possa portarsi a casa un piccolo ricordo di quella che è stata la giornata di oggi e del cosplay indossato su questo palco. Sì. E adesso? Adesso io voglio premiare il modeling. E premia il modeling, poi? Posso. Anche perché so che ti tocca particolarmente. Che dire, non posso dire altro. E vince il premio modeling di questo ComoFan 2023. E anche di qua, io non vi sento di qua. Ok. La numero 18, Viviana con Harley Quinn. Congratulazioni Viviana, vieni pure qui vicino, premio miglior cosplay modeling, congratulazioni. E adesso andiamo a premiare una categoria che invece a me tocca particolarmente, perché ormai parliamo di 15 anni fa, gareggiavamo con il nostro gruppo e il nostro premio più ambito era la migliore interpretazione, perché ci piaceva proprio giocare sul palco e tiravamo sempre fuori in tante manifestazioni questi grupponi tratti dai film. Ho apprezzato molto la loro esibizione
Anche perché vanno a toccare un altro lato della mia vita, che tutto va a toccare della tua vita. Esatto, che è la magia, l'illusione, un qualcosa che non ti aspetti, l'effetto wow. E quindi ho il piacere di consegnare, anzi, chi consegna l'interpretazione poterista, premio migliore interpretazione di Como Fan 2023, la coppia numero 2, Filippa e Leonardo con Genshin Impact. Congratulazioni ragazzi, fateglielo l'applauso, miglior interpretazione di questo Como Fan. E ora siamo nella categoria Cosmaker. Oh yes. Con quale vuoi che inizi? Coloro che hanno realizzato interamente il loro costume e i loro accessori. Io inizierei dal miglior prop, miglior accessorio. Ok. E si aggiudica Best Prop di Como Fan 2023. La numero 3 sarà con Jinx. Congratulazioni Sara. Resta qui con noi sul palco. E adesso passiamo al miglior cosplay sartoriale. Ciao, tutto bene? Posto. Anche io, grazie. Ovviamente premia Moncau come esperta cosplay sartoriale. E la vincitrice è la numero 12, Elena con Sakura Miku da Vocaloid. Dov'è Elena? Elena, dove sei? Eccola, si è cambiata. Dov'è Elena? Fatti vedere, alza un braccio. Elena, sei tu, Miku? No, non è lei, non è lei. Non è lei. Elena, ha alzato il braccio. Se ci senti, hai vinto il miglior cosplay sartoriale. Raggiungici sul palco se sei ancora qui a Como Fan. Va bene, va bene. Voi fate l'applauso forte così magari ci sente. E vediamo se arriva entro la fine delle premiazioni. Sì, speriamo. Mi dispiace. Te lo puoi tenere tu, perfetto. Bene. E quindi ora siamo alla Best Armor. Esatto. Premia il piccolo Arthas. Piccolino, piccolo. E allora vince, si aggiudica il premio Best Armor di questo Como Fan. Il numero 5, Giovanni con Maokai. Congratulazioni. Congratulazioni Giovanni per la miglior armor. E adesso Elena, se ci senti, arriva, vieni sul palco. Elena con Sakura Miku. Sakura Miku, vieni con noi. Dicono raggiungici. Che probabilmente è andata via. È andata. Va bene, a casuccia. Vabbè. Faremo in modo di. No, aspetta. Ah, no, cioè, la vedete? Eccola, è lì Sakura giù. Sakura Miku, corri, hai vinto il premio miglior sartoriale. Vai, Mastro Zim con la musica. Sta arrivando. Elena, vieni, vieni sul palco. Vola Elena.
Santinosa. Prego. Miglior cosplay sartoriale. E adesso Elena, fai un passo avanti. Giovanni, fai un passo avanti. E perché no, anche Sara, fai un passo avanti. I tre cosmaker di questa gara. Lasciate il cartellone. Venite qui al centro. Perché venite qui al centro, Mettetevi uno, ognuno un incrocio. Vieni Elena, vieni qua, metti qua questo incrocio. Perfetto, benissimo. Solo loro tre. Perché adesso voi guardate avanti. Perché se vi sentite toccare sulla spalla, vuol dire che sarete il rappresentante di Como Fan alla finale della Cosplay Italian Cup, che si terrà a settembre 2024 sul palco di Movieland. Ed è Jinx a rappresentare Como Fan alla finale della Cosplay Italian Cup. E ricordiamo che la giuria ha apprezzato particolarmente la completezza del lavoro che hai fatto sul palco, quindi accessori, parti motorizzate, parrucca, costume interamente fatto da lei ed esibizione strutturata. Anche la parte recitata, registrata, era registrata da lei, quindi congratulazione per tutto quanto il lavoro svolto. Sei la rappresentante di Como Fan alla finale della Cosplay Italian Cup. In bocca al lupo. Ti ricordiamo che dovrai portare questo stesso costume, potrai arricchirlo con la scenografia, potrai cambiare la tua scena, potrai renderlo ancora più epico, ma il personaggio dovrà essere questo. Grazie a tutti quanti voi. E allora è giunto il momento di salutarci, Monni, però farei salire tutti i cosplay sul palco, giusto? Certo. Perché voglio fare una cosa. Sali anche tu, eh? Venite tutti quanti cosplayer sul palco, anche se non avete gareggiato. Tutti, partecipanti e non. Salite, non ci lasciate da soli. Allora, Mastro Zim, prepara una bella canzone. Rimanete qui, mi raccomando, rimanete qui. Prepara una bella canzone che ci fa un po' piangere. Vai, quando vuoi, Mastro Zim. Ma, Panzieri, dobbiamo anche salutare tutti quelli che ci hanno guardato. E adesso... andate via. Ma come adesso andate via? Mastro, no, Mastro Zim, no, scusate, no, adesso andate via. La malinconia. No, Mastro Zim, basta. No, andate. Dobbiamo fare il finale. Chiedo scusa, scusate. Scusate, vai. Allora. Perché scegliesti? Allora voi sarete i protagonisti di un momento leggendario che è l'epicottero. E adesso ci facciamo male. Sara, sposta questi cosi, per favore. Salutiamo tutti quanti gli amici in live che ci stanno salutando. Ciao! Dov'è Freya? Dov'è Mastro Zim? È qua, è Freya. Mastro Zim, vieni qua. Io ho paura. Che vuoi fare? Panzieri. Monni, vieni qua, al bordo. Sara, tu vieni qua. Io mamma ammazzo, eh. Attenzione, ammazzo. L'epicottero è un qualcosa di epocale e ci sarete tutti perché fa la ripresa a 360 gradi e stasera capirete di che cosa parliamo. Anche voi avvicinatevi, così vi prendiamo tutti. Eli, vieni qua. Mastro Zim, vieni qua pure tu. Sali, no, vieni, sali sul tavolo. Mastro Zim, allora, siete pronti? Al mio tre. Mastro Zim, vieni di qua. Siete pronti? No, Mastro Zim, vieni qua. Adesso faccio girare l'epicottero e voi guardate verso l'alto. Riprenderà tutti quanti. Siete pronti? Braccia al cielo, ragazzi, braccia al cielo.
Pronti? 1, 2, 3, vai! E fatevelo un applauso! Speriamo che sia riuscito, perché se no facciamo una figuraccia, ma sicuramente sarà qualcosa di mitico. Stasera sul profilo epicos.cosplay seguitelo, perché troverete l'epicottero 2023 di Como Fan. E allora noi vi salutiamo con tutti quanti i cosplayer e tutto il pubblico, e non ci resta che augurarvi un buon rientro a casa per una prossima edizione di Como Fan. Ciao a tutti! Ciao.